Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omens, benvenuti in questo nuovo video del FIFA World 2 Championship. Oggi partita in casa contro il Livorno. Mi sono scordato un'altra volta di cambiare il meteo. Comunque ve la porto oggi, mercoledì, perché con questa partita sono in pari col calendario reale della Serie A. E così domenica vi porto altri video, perché suonando dopo la domenica sempre FIFA. È un po' stancante, così magari domenica riesco a portarvi anche due video e durante la settimana vi porto il FIFA Road to Championship, che sono contento vi stia piacendo. Lasciate un mi piace, sempre un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Questa è la classifica, vedete che Lazio-Roma hanno già giocato. Formazione un po' inedita, non l'ho mai provata. Ho fatto un po' di turnover comunque, cioè alla fine turnover quasi giocano sempre i titolari. Rolando al posto di Campagnaro, poi i laterali sono rimasti loro. Tider, i laterali sono rimasti loro della scorsa partita. Jonathan a destra e Nagatomo a sinistra. Tider davanti alla difesa. E poi un tridente d'attacco inedito: Palacio centrale, a sinistra Alvarez e a destra Belfodil. Mi avete consigliato in tanti di mettere Belfodil a destra. E allora io l'ho messo, vaffanculo, partita là, partita. Paulinho, attenzione, c'è Paulinho, strano perché di solito gli attaccanti, le punte in questo gioco non giocano, vengono messi in panchina. Palacio recupera un pallone d'oro, indietro per Rolando che è un po' isolato, si fa vedere Jonathan. Poi passaggio filtrante di Jonathan per Belfodil, ma Gemiti capisce tutto, ma Rolando, ma un mostro questo capitano, non so, mi scoccia cambiare il capitano ragazzi, so, capitemi. Tider. Oddio che palla per Belfo, oddio che palla per Belfo, oddio che palla per Belfodil che prova il tiro alla traversa! Mamma mia, la traversa di Belfodil, Bardi non può niente. Traversa riga. Poi riparte il Livorno con Gemiti. Subito per Bellinghieri. Ancora Bellinghieri, si sposta sulla fascia sinistra, c'è Johnny, la mette in mezzo, bello. Poi Juan Jesus la stoppa. Un po' di confusione, non si sono capiti con Lloris, strano. Calcio d'angolo batte Benassi, ex Inter. Colpo di testa! Salta da solo, come al solito. Colpo di testa di non so chi. Poi Lloris, corto per Rolando, per Johnny. Sempre da quella parte libero Belfodil, che si libera bene. Poi Belfodil per Palacio fuori gioco. Palacio si trova troppo spesso in fuorigioco. Poi Emerson, col sinistro. Attenzione, buca Ranocchia. Ma Juan Jesus no, ma cosa vuoi bucare? Buca sta minchia. Poi Belfodil, ancora per Palacio, che stavolta non è in fuorigioco. Che vede partire Wijnaldum, poi con un rimpallo la palla torna a Palacio. Alvarez prova a colpire di testa sul cross di Palacio. Ceccherini? Ceccherini, mi sembra si chiami. Poi Livorno è già in attacco con due uomini. L'Inter è un po' isolata. Juan Jesus, Rolando. Questo tiki-taka. Oh, Johnny sbaglia il lancio per Alvarez. Ceccherini. La gioca per Schiattarella, anticipato da Alvarez. Ancora Ricky. Nagatomo fa ripartire l'azione d'attacco dell'Inter. Palla per Johnny. Johnny! No, ma che cazzo fischi? Un calcio di punizione così, inesistente, per il Livorno. Poi può andare Wijnaldum. Può andare Wijnaldum, è da solo. Vede che si libera il Naga. Il Naga atomico, il Kagatomo. Benassi, greco. Ex Grecia. Dio mio. Tider, la gioca larga per Belfodil, che vede partire Wijnaldum. Palacio praticamente interviene. Poi Alvarez ne butta giù due, io non ho spinto niente, però Alvarez ne butta di giù due. Guardate. Boom, ale, via. Questo è proprio wrestling. Va bene, perfetto. Bardi, anch'esso ex Inter, ma questi buchi della difesa. Dov'è la difesa? Rolando, un fenomeno. Mamma mia, Rolly. Poi Johnny, può andare Johnny, non gli va incontro nessuno. Che palla per Palacio. E poi fa la finta di tiro. Palacio! Nagatomo, Bardi! Che parata. Ha fatto
finta rientro di Palacio, che poi la piazza colpisce in schiena, nella schiena qualcuno, non so chi fosse. Poi Alvarez batte il calcio d'angolo. La batte corta, Ranocchia colpisce. È ancora la palla lì, ancora Bardi! Guarda, che cosa sta succedendo? Ok. Ma la palla ce l'ha ancora l'Inter, col Belfo. Il Belfo. Il Belfo che rientra, ricordiamo, il Belfo di Dio ha preso una traversa dalla Madonnona proprio. Proprio quelle traverse che trema tutto quanto. Poi l'Inter recupera la palla, Belfodil se l'allunga, Emerson controlla e la gioca a Jonathan, perfetto, così si fa. Jonathan va sul fondo, la mette in mezzo, fammela una rove, e Alvarez, fammela una rove. Greco si fuma Wijnaldum. Poi Juan Jesus anticipa Dionisi, ancora Juan Jesus. Ma che difesa ho, ragazzi, che difesa ho, che difesa ho, mamma mia. E non c'è Campagnaro, signori. Ancora 0-0. Però non si fa gol. Manca Royce. Poi Rolando. Greco su Wijnaldum. Dionisi. Juan Jesus per Alvarez, che fa ripartire l'azione d'attacco dell'Inter. Wijnaldum per Alvarez. Passaggio filtrante diretto a Nagatomo. Attenzione, Ceccherini. Rischia qualcosa. C'è qualcosa. Tutto praticamente, perché la palla arriva a Paulinho e non si sa in che modo. Paulinho si ferma alla Neymar proprio. Poi fa le finte davanti al giocatore. Poi si prenderà una stecca. No, non è vero. Esci, Lloris. Bravo, bravo te. Là. Là. Là per Johnny. Eccolo, Taider. Jonathan. Niente, giochiamo là indietro. Ancora Taider. Per Rolando. Cambia, cambia di qua, cambia di qua. Ranocchia. Nagatomo. Stretto per Taider. Poi di nuovo per Jonathan. Gioca bene l'Inter. Belfodil. Con calma cerchiamo di arrivare al fondo. Però, porca puttana. Dai, era sta palla. Forte, cazzo. Poi piove, si ferma. Poi Paulinho prova il numero, ci riesce. Greco. C'è Taider che ferma. Prova a fermarlo e ci riesce. Fa ripartire il contropiede dell'Inter. Può andare Johnny. Vede Nagatomo che si è proposto bene. Ma stai dalla tua parte, cazzo. Ancora Taider. Per Wijnaldum. Per Johnny. Nagatomo ha visto Belfodil. Attenzione, Belfodil il numero. Non mi ero accorto di averlo fatto. Poi la mette in mezzo. Dove c'è Palacio, colpisce di testa da fuori area. Bardi, facile, centrale. Ci stiamo avvicinando al 45esimo. Insomma, mettiamo un po'. Oh, ok, perfetto. Bernardini per Benassi. Attenzione, Nagatomo recupera. Alvarez. Ancora Ricky. Che rientra, rientra sul destro Ricky. Ancora Ricky. Benassi ferma tutto. 2 minuti di recupero intanto. Alvarez recupera, un buon pallone. Taider, figa ragazzi, dai. Questi passaggi di merda. Gemiti. Ah, vai Johnny, vai Johnny, bravo. Poh, quando fischia così, veramente, quando fischia così mi dà un fastidio, cazzo. Niente, non faccio cambi, anche se forse dovrei. Però vabbè, andiamo avanti così. Palacio, Ricky Alvarez, Wijnaldum. Mangiese subito per Nagatomo. Forza ragazzi. Palacio. Dove cazzo vai, Juan Jesus? Alvarez, dove cazzo vai? Benassi. Prova a recuperare Nagatomo, gli sta dietro. Poi Dionisi. Al Livorno va bene questo pareggio, a noi no. Vai, forza, Ricky. Dai, spingi. Su Benassi. Ancora Ricky. Madonna, non riusciamo a recuperarlo. Bravo. Ma va, guarda che robe. Per fortuna che sbagliano il controllo. Ma noi sbagliamo le rimesse laterali. E loro vincono tutti i contrasti. Perfetto. Ho segato uno. Inavvertitamente. Inavvertitamente me lo butta fuori, guarda. No, giallo. Giallo per Taider. L'ho segato, proprio l'ho segato così. Poverino, non c'entrava niente, però l'ho segato. Amen. Così sia. Paulinho. La Sisa! Lloris la blocca. Mamma mia, che parata. Blocca lì.
Nagatomo può andare con la sua velocità. Ovviamente non era per Alvarez la palla, però insomma. Noi ci mettiamo in mezzo alle azioni in questo modo. Alvarez. Sempre la palla. Alvarez vede un pallino per Belfodil. Che può rientrare. Mamma mia, che difesa anche quella del Livorno. Poi Wijnaldum. Non riusciamo neanche a stoppare i palloni, signori. Poi Taider. Lotta, lotta, Taider. Greco. Emerson. Gemiti. Livorno gioca bene, faccio un cambio. Allora, cavo Alvarez, metto Marco. Cavo Tedder, metto Kovacic. E Kovacic lo metto al posto di Wijnaldum. Perfetto, così, vai. Forza ragazzi. Bravo Taider. Bravo Taider. Puttana troia Alvarez. Che non fa un passaggio buono. Poi Palacio. Largo per Belfodil. A chi la gioco? A chi la gioco? A chi la gioco? Cioè, io non ci posso credere. Dionisi. Ranocchia va in surplus così. Poi recupera. Ma la serve al Livorno. Greco. Paulinho. Van Jesus ritorna per fortuna. Nagatomo prova il colpo di tacco in difesa, girato di spalle, no? Il numero di. Non so che cazzo di numero ha fatto. Greco. Poi Van Jesus, un muro d'acciaio. Ricky. Madonna, Ricky Alvarez, che non fa più passaggio buono. Incredibile. Forza Royce, forza Royce, forza Marco Royce. Quindi cambio, ragazzi. Esce Taider, entra Kovacic. Entra Schelotto, attenzione. E Royce al posto di Alvarez che ha fatto cagare praticamente. Eccolo subito Marco. Per palla subito per Kovacic, si intendono i due. Kovacic ce la gioca dietro per Nagatomo, ma Dio boios. Ma perché succedono queste cose che i miei giocatori non fanno più quello che gli chiedo? Poi Royce recupera su Schelotto che fa il numero. Schelotto si mangia Royce praticamente. Dionisi, il Livorno ci crede, non molla. Poi Nagatomo, con la sua potenza fisica, guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì. Si sta che prendo gol, guarda. Oh Gesù bambino. Schelotto si è mangiato l'immangiabile, si vede che aveva appena cenato. Queste sono le mie prime impressioni su il gol sbagliato di Schelotto. Nagatomo. Per Marco Reus che rientra. Rientra sul destro Marco Reus. Non lo ferma nessuno. Poi gioca questa palla un po' così a Kovacic. Bernardini. Forza ragazzi. Oddio, oddio ma. Ceccherini, Bardi. Attenzione, il Livorno è in difficoltà, ma ne esce bene Bernardini. Non riesco a fare una sega praticamente. Avrò tirato due volte in porta. Belfodil. Per Wijnaldum. Kovacic, una palla magnifica per Royce. Oh. Figa. Sì, Matteo. Mamma mia, Matteo. Come ha cambiato la partita. Poi Belfodil. Faccio un altro cambio. Mi tocca. Mi tocca. Mi tocca, mi tocca, mi tocca. Allora metto Palacio a destra, esce Belfodil. Dentro Mauro. Icardi. Forza questi ultimi 10 minuti. Forza ragazzi. Esci palla, esci così facciamo il cambio. Esci così facciamo il cambio. È nostra, è nostra, è nostra. Forza il cambio, facciamo questo cambio. Un Belfodil che sulla destra è andato così così. Bene. Battiamo proprio le rimesse in questo modo. Nagatomo. Una palla per Kovacic da maestri. Kovacic la mette in mezzo subito per Icardi. Era buona l'idea. Oh mio Dio, il Livorno quando riparte è pericoloso. Greco. Si fa tutto il campo, ma Wijnaldum è una bestia. Poi Nagatomo. Per Icardi. Ancora per Naga. Che rientra.
La rigioca per Icardi. Che la gioca di merda a Palacio. Stava arrivando Wijnaldum di fretta, ma non l'ha servito. Poi Ranocchia, un pallone d'oro. No, 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 no. Ma che fallo è? Ma che fallo è? Ma che fallo è? Rolando. Palacio. Icardi. Ceccherini. Poi Rolando recupera Duncan, Bellinghieri. Icardi. Royce per Kovacic. Attenzione Kovacic. Attenzione ma Matteo Kovacic. No, che brutto tiro, che tiro di merda. Peccato, una buona occasione sprecata. 2 minuti alla fine della partita, una partita noiosissima, vabbè. Non si riesce a sbloccare. Non è ancora finita perché magari fa gol il Livorno, sì, il Cagliari. Dov'è Royce? Palla per Icardi. Oh mio Dio! Johnny! 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 Questa è esultanza alla cacciatore, signori! Questa è esultanza alla cacciatore! Ci ho provato, non so com'è venuta, lo vedrò dopo. Ma Jonathan, al 90esimo! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio, Johnny! Oh mio Dio, Johnny! Questi gol importantissimi di Johnny! Oddio, 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 Rolando! Oddio. Oddio. Fischia. Fischia, non finisce mai questa partita. Johnny! No! No! Ioris! No! Ioris! Ioris! Calcia questa palla! Sì! È tua, Johnny. È tua. Oddio. Mio. Ho provato a fare questa esultanza da cacciatore. Saluto Alex, Xander. Non mi è venuta bene, non credo. Fa lo stesso, frego un cazzo. L'importante è che abbiamo vinto questo Johnny al 90esimo. Una partita che è diventata divertente gli ultimi 20 secondi. Quindi, bene così. Molte occasioni. La prima è questa di Belfodil, una traversa. Quanto ho rischiato alla fine. Non vedo l'ora di rivedermi il video perché mi piace rivedere le occasioni. Oh mamma mia, che emozione. Intanto il Milan perde col Chievo Verona e ci stacchiamo. Il Milan perde col Chievo Verona e ci stacchiamo. E ci stacchiamo. Quindi noi andiamo in alto e loro in basso. Quindi. Andiamo a vedere la classifica quindi. Ed ecco qui, signori, la classifica. Abbiamo quasi tutte comunque giocate 12 partite. Noi siamo primi a 34 punti. Subito dietro la Lazio e il Milan a pari merito con 29 punti. E dietro 10 punti da noi la Roma. Quindi, boh, siamo primi. Vediamo in zona retrocessione sempre Torino, Sassuolo ed Hellas Verona. Quindi rischio per l'Hellas Verona. Poi vediamo Bologna e Napoli. La Juventus non la vedo. Ok, la Juventus è risalita 5 punti. Sorpresa Fiorentina che sta molto indietro. Signori, allora io la prossima partita che caricherò sarà mercoledì prossimo. Partita, come vedete da qua, Coppa Italia contro il Carpi. Quindi arriverà mercoledì e non domenica. Volevo vedere anche. Volevo vedere appunto la classifica marcatori e c'è Balotelli primo 9 gol, Icardi subito dietro con 8, poi Bianchi, Tevez, Forlan, Asamoah, Klose, Dionisi e poco dietro c'è Royce con 5. Niente signori, basta così, per oggi questo video finisce qui. Questa partita emozionante verso il finale. Spero vi sia piaciuta comunque. Se tu mi piace un commento, fatemelo sapere. Questi capelli un po' imbarazzanti, li sto facendo crescere, ma ormai sembro più un barbone che
una persona, anche se i barboni sono comunque persone, quindi sembro un fungo. E quindi noi ci vediamo nel prossimo video, lasciate un mi piace, un commento, un consiglio e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!